Benvenuti ad una nuova puntata del format A Tu per Tu. Per chi come Don Mazzi, amante della musica, sport, volontariato, arte e teatro, arriva il Tremenda Day, un appuntamento dedicato a chi ha una tremenda voglia di vivere. In studio Deborah Granata, responsabile del centro Exodus di Cosenza ed organizzatrice di questo evento, giunto ormai alla quinta edizione nella città di Cosenza. Ne parleremo meglio subito dopo la sigla. Ed eccoci ritornati in studio, siamo in compagnia di Deborah Granata, che saluto, benvenuta. Grazie a voi. Parliamo subito dell'evento che hai organizzato, il Tremenda Day, di cosa si tratta? Portiamo in piazza le famose quattro ruote educative del pensiero di Don Mazzi, che sono l'arte, il teatro, lo sport, la musica e il volontariato. E quindi il Tremenda Day non rappresenta altro che queste famose quattro ruote educative come forma di prevenzione del disagio giovanile, che rappresentano Exodus, la fondazione di Don Mazzi. Lui ci sarà Ci quindi. sarà quest'anno, è la nostra quinta edizione, è un evento nazionale che si fa nelle più grandi piazze d'Italia e devo dire che Cosenza ha raggiunto dei risultati eccellenti perché è diventata la città più ricca di manifestazione, quindi di partecipazione attiva, perché sono tantissimi gli sport, sono circa 52 le discipline presenti, le associazioni, che ringrazio tutti, ci saranno le band musicali, ci sarà il teatro, arte e volontariato, tantissime associazioni di volontariato che parteciperanno e beh, devo dire che siamo arrivati ad un bellissimo traguardo a questa quinta edizione. Chi sono i tuoi compagni di viaggio? I compagni di viaggio sono i miei giovani, i giovani ragazzi, perché lavoriamo sulla prevenzione del disagio, quindi non sono altro che tutte le associazioni che coinvolgono i numerosissimi ragazzi, e quest'anno devo dire che sono 3.500 circa che partecipano attivamente al Tremenda Day per lanciare proprio questo messaggio, perché nasce proprio con l'idea di arrivare prima del disagio giovanile. Exodus, Don Antonio Mazzi, lo conoscono tutti, abbiamo 40 centri in Italia, ci occupiamo di tossicodipendenza, di dipendenza in genere, 40 centri in Italia e 7 centri nel sud del mondo. Però adesso, ecco, diceva Don Antonio, negli anni siamo stanchi di attaccare questi cerotti sulle ferite già aperte, bisogna arrivare prima che si manifestino i segni di disagio, ecco che nascono proprio le attività giovanili attraverso i centri giovanili Don Mazzi Quindi di di prevenzione. prevenzione del disagio. Cosa ti aspetti da questa edizione che è arrivata ben, dicevamo prima, alla quinta? È la quinta, devo dire, con una grande emozione. È stata una scommessa educativa, perché quando mi è stato proposto vogliamo lanciare anche la Calabria in questa avventura così forte, devo dire che la città di Cosenza, io mi onoro di essere la responsabile dei centri giovanili per la Calabria e la responsabile della sede delle attività di Exodus per la provincia di Cosenza. Quindi è stata una sfida educativa, perché no? E devo dire che c'è stato poi il senso dell'aggregazione, ecco che bisogna lavorare in sinergia con gli altri. Siamo entrati in punta di piedi, cercando di far innamorare tutti di questo bellissimo progetto, quindi entrare nella vita dei ragazzi. E devo dire che abbiamo trovato le porte aperte non solo dalle amministrazioni, perché è patrocinato dal comune di Cosenza sicuramente, ma veramente dalla volontà del fare insieme tutte le associazioni, le federazioni sportive, quelle di volontariato, le associazioni che si sono unite a noi formando questa grande famiglia, e devo dire che questa scommessa la stiamo portando avanti anche con La stai con vincendo anche. un bel risultato, ottimo La risultato. città come risponde ad un evento di questa portata? Qual è il pubblico? Quant'è se lo dovessimo quantificare? Lo scorso anno abbiamo, sì, constatato circa 10.000 presenze, quest'anno puntiamo sulle 15.000, ma perché sono tantissimi in più anche gli iscritti, quindi delle associazioni. Purtroppo è diventata piccola la città rispetto alla grandezza dell'evento, perché quando siamo partiti 5 anni fa col primo evento e sono entrata veramente in punta di piedi, all'epoca ricordo c'era anche il mio carissimo amico Pino Abate Alconi, ho chiesto a lui: Pino, mi presenti qualcuno? Devo far innamorare di questo progetto, c'è Don Mazzi, è bello, i nostri giovani, la prevenzione, perché lavoriamo benissimo nelle scuole, infatti gli istituti scolastici rappresenteranno, c'è anche, ecco, posso dire Sì, questo, certo.
cioè l'istituto scolastico Valentini, il liceo sportivo, che verrà con i ragazzi a fare sport, ma faranno anche un'esibizione canora con i nostri ragazzi della Exodus Revolution, quindi la band ufficiale di Exodus, che ospiterà questi ragazzi del liceo che si sono preparati durante il percorso di progetto di prevenzione del disagio all'interno dell'istituto scolastico e presenteranno queste canzoni, le scelte da Don Mazzi, tipo Io Vagabondo, Gianna Gianna, che sono le preferite da Don Mazzi, e canteranno loro per lui, lo accoglieranno. E quindi mi ricordo... Da te traspare un forte entusiasmo per quest'ultima edizione. Quali sono gli altri ospiti oltre Don Mazzi, tanto attesi? Ci sarà una rappresentanza del Cosenza Calcio. Ci saranno i ragazzi paralimpici, perché io, oltre ad essere la responsabile di Exodus, sono il delegato provinciale del Comitato Italiano Paralimpico, quindi è giusto che ci sia lo sport deve essere per tutti, non si può pensare che ci possa essere qualcuno escluso, quindi dare la possibilità a tutti. Ci saranno dei cantanti, delle band emergenti del territorio che saranno presenti, ci saranno le associazioni di volontariato, ma veramente tantissime associazioni di volontariato del territorio, e poi ospiti a sorpresa che arriveranno quando Mazza per accompagnarlo. Certo. Ovviamente non sveliamo tutte le carte assolutamente, subito. Assolutamente. Deborah, la tua fondazione Exodus, che obiettivi si pone principalmente? Quello di arrivare prima. Intervenire precocemente, perché Exodus nasce sulla cura. Io ricordo dei racconti di Don Mazzi, e sono, ecco perché poi ci leghiamo molto a lui. Don Antonio è un padre veramente da seguire, è una guida per tutti quanti noi. Sono da 20 anni che sono vicino a Don Antonio, però lui si occupava prima di disabilità, vedi, è strano, i casi della vita. Circa 35 anni fa, perché Exodus nasce 35 anni fa, dal Parco Lambro di Milano, che all'epoca veniva definito come il parco più drogato d'Europa, perché lì veramente moriva la gente per overdose, all'epoca era triste vivere in quella situazione. Lui si occupava della disabilità, era il presidente nazionale dei centri di disabilità, al che racconta sempre di avere visto questa mamma che metteva nel pannolino del neonato, quindi un bambino appena nato, una dose di sostanza e poi caduta per terra, che poi successivamente è morta per overdose, e lì ha cambiato: basta, bisogna arrivare prima, precocemente. In che modo? Ha preso 9 biciclette, ha fatto il giro d'Italia, della penisola italiana, quindi la carovana, ha iniziato proprio con le ruote, no? Il movimento, la ricerca di sé, perché bisogna andare sempre alla ricerca di sé, perché dobbiamo trasmettere ai ragazzi la volontà di credere nelle risorse che appartengono solo a loro. Ed è iniziato così, prendendo 9 tossicodipendenti buttati in un parco Lambro, a chiedere: te la senti di riprendere in mano la tua vita? Ed è durato da 9 mesi questa rinascita, tipo veramente come un parto, 9 mesi in bicicletta al giro della penisola italiana per riprendersi in mano la propria vita. E sono riusciti, siamo riusciti dalle cose semplici. Non abbiamo bisogno di cure per trovare la forza e il coraggio di volerci un po' di bene, basta veramente la sana aggregazione, lo spirito del bigruppo, la forza di volontà e non sentirsi soli, ma ad essere capaci anche ad ascoltare l'altro. Sicuramente. Ritornando all'evento, quali sono le attività sportive presenti? Sono tantissime, io posso elencarne alcune? Certo. Ci sono qua, vabbè, abbiamo il Krav Maga, il tennis tavolo, la ginnastica artistica, ritmica, judo, golf, scherma, arrampicata sportiva, le discipline paralimpiche, il ciclismo, il basket, il calcio, il volley, il pattinaggio, il crossfit, training, la danza, la pallavolo, capoeira, la atletica leggera, lo squash, ce ne sono tantissime. Ci sa la comunità filippina, che è bellissima. Ma vengono a giocare, perché l'aggregazione è anche l'accoglienza dell'altro, andare incontro all'altro e capire in che modo anche si può fare rete, aggregazione, accettare l'altro nella diversità più bella, per fare sì che diventi parte di se stesso. E sono veramente tante, ma sono tante, e io ringrazio tutte le associazioni sportive, perché tutto questo... Sì, qui sono elencate alcune. Sono elencate alcune, perché ce ne sono tante, magari non le cito per non offendere altri, però... Tutte le poi attività le sportive, sì, le vedremo sugli articoli, perché sono citate su tutti gli articoli e saranno lì presenti e saranno in conferenza stampa, perché faremo una conferenza stampa giovedì, e quindi... Giovedì 23. Giovedì 23 al Palazzo del Comune di Cosenza, quindi faremo una conferenza stampa con tutti e saranno tutti presenti. Ci sono gli artisti, perché un'altra ruota è l'arte, quindi ci sarà mia sorella, ovviamente. Sì. Luigia, ma rappresentata da Giuliana Franco, che è stata un po' la coordinatrice
Felice, che ha fatto da collante a tutti gli artisti del territorio, che porteranno, sono circa 27 gli artisti e sono almeno 170 le opere che esporranno sulle scalinate di Via Rabbia, quindi creando anche questo scenario, perché poi la prevenzione non è soltanto prevenire, ma anche curare la bellezza, perché andare a cercarsi interiormente è anche prendersi cura di sé e quindi trasmettere anche un messaggio del volersi bene e anche prendersi cura. L'arte è l'espressione del sé. Esatto. Quest'anno ci sarà anche qualche testimonianza come consuetudine? La testimonianza, più che testimonianza diretta sul palco, ci saranno i nostri ragazzi. Ci saranno i ragazzi che sono ospitati nella nostra casa residenziale, accompagnati dal responsabile della casa, Roberto Sena, e saranno lì presenti con il loro padre, con Don Mazzi. Tanti di loro ancora non lo conoscono, perché sono i ragazzi, noi in comunità entrano, magari ci sono ragazzi che hanno un mese di periodo, quindi ancora non hanno conosciuto Don Mazzi, ragazzi che ci sono da prima che lo hanno conosciuto. Chiuderemo la casa quel giorno, perché la nostra casa si sposterà a Cosenza ad accogliere il papà, il padre, il fondatore. C'è qualcosa che cambieresti nello sport, nella musica? Io non cambierei niente. Non cambiare niente, perché lo sport insegna le regole, il porsi, la sana aggregazione, il fatto della reciprocità. La musica trasmette emozione, tutto ciò che è un suono è un'emozione, ciò che attraverso un suono, che può essere anche la nostra voce stessa, la comunicazione è qualcosa che ci porta in relazione con l'altro e quindi è un modo per comunicare ed è bellissimo ed è giusto che i ragazzi vengano spronati ad andare alla ricerca di queste risorse, perché le hanno tutti. L'organizzazione di questo evento, il Tremenda Day, ovviamente richiede tempo e anche persone. C'è qualcuno che dovresti ringraziare principalmente? Tutti veramente i collaboratori, dai collaboratori sportivi, il mio collante che è stato all'epoca Pino Abate, ad oggi che sono invece tantissime, tutte le associazioni, perché veramente abbiamo creato i gruppi WhatsApp per comunicare tra noi, abbiamo veramente tutto e abbiamo creato una rete, 3.500 persone che faranno attività di ogni genere, nelle famose quattro ruote, che sia l'arte, teatro, lo spettacolo, che sia la musica o lo sport, abbiamo creato questi gruppi WhatsApp dove siamo tutti in relazione, quindi siamo tutti protagonisti. Devo dire che non mi sento sola, per quanto è pesante, è un'organizzazione forte, veramente mi sono fatta carico negli anni di una responsabilità che mi ha dato Don Mazzi, che non è indifferente, però non mi sento sola perché abbiamo creato questa grande famiglia. Sicuramente ringrazio anche mio marito, Roberto, che tra l'altro è il responsabile della casa residenziale, che verrà con i ragazzi, quindi laddove c'è un'assenza anche in casa, perché io dico, il nostro non è un lavoro, è una missione, anche le mie figlie si sono innamorate di tutto questo, mia figlia adesso è in ufficio che mi sta aiutando, sta scrivendo al computer qualcosa per me, quindi chi devo ringraziare? Tutti insieme, tutti noi, sì. Quindi ricordiamo l'evento come si svolgerà. Sarà situato in più punti? In più punti. Allora, diciamo che dalle 16.30 inizierà, alle 17 è prevista questa inaugurazione. Il palco verrà montato, quello inaugurale, dove accoglierà anche Don Mazzi, alla classica salita di Pagliaro di Cosenza. Le attività sportive inizieranno da piazza 11 settembre, quindi dalla prefettura, ad arrivare fino a piazza Bilotti, quindi consideriamo che sono 52 le associazioni sportive, con tutti i ragazzini che faranno le attività sono circa 3.500-3.600 persone che lavoreranno attivamente. Invece gli artisti si fermeranno sulle fontane di Via Rabbia ad esporre, il teatro è più a cabaret, quindi con la Pagliassi.it che curerà questo aspetto, con Serena che è fantastica, ringrazio anche lei e saluto, che collabora con noi ormai da tantissimi anni, che curerà però in più punti della città, ecco, questo cabaret da piazza. Il giorno sarà, ricordiamolo? Il 25, sabato 25, 25. Sì, sabato prossimo, sì, dalle 16.30 in poi fino alla sera che chiuderanno con le band. Ad accogliere Don Mazzi sarà la Exodus Revolution, ormai la nostra band ufficiale del territorio, e poi c'è la Rodeus Band che chiuderà questa bellissima manifestazione, che veramente è un'orchestra, perché sono 22 elementi e sono tutti dei grandi professionisti. Il chitarrista che canta,
il dottore Valente, lui è cardiochirurgo, quindi ci sono esponenti, sono medici, docenti universitari, dei docenti che hanno coltivato questa loro passione e sono andati avanti. Ed è bellissimo, perché attraverso un adulto che potrebbe sembrare di avere raggiunto veramente l'apice della realizzazione, perché parliamo di grandi professionisti, no, vogliono ancora andarla a cercare e trasmetterla agli altri. Ecco perché è importante, e ringrazio anche loro, che ci siano a trasmettere ai giovani che non devono mai arrendersi, mai. E noi mandiamo questo messaggio proprio a chi ci sta guardando, questo invito per sabato, quindi dalle 16. Dalle 16:30. Ok, quindi disposti da Piazza 11, fino a Piazza Birotti. Piazza Birotti, sì, che lei, Piazza Birotti, abbiamo creato lui un oratorio a cielo aperto, ci sarà uno scenario bellissimo. Addirittura quest'anno non portiamo solo il tennis, ma anche il padel, questa nuova disciplina che in Calabria è l'unico ad averlo, il tennis club Cosenza. Non so come faranno, perché il padel è una disciplina, tra lo squash è particolare come disciplina, però anche quella è una scommessa. Vogliamo portarla in piazza, portiamo anche in piazza quella disciplina. Sarà una manifestazione molto molto ricca, molto davvero importante, che soddisfa i gusti di tutti. Di tutti, speriamo, ecco, che prima di tutto entri nel cuore dei ragazzi e faccia innamorare non solo loro ma i genitori, a capire veramente l'importanza e la ricchezza che i nostri figli hanno, e dobbiamo soltanto essere capaci di riconoscerla, ascoltarli e accompagnarli in questo percorso. Grazie Deborah, noi allora ci vediamo sabato. Grazie, e invece con chi ci sta guardando da casa ci vediamo una prossima puntata, sempre qui a Tu per Tu. Grazie, grazie. Grazie a te.